Sì, una devastante tromba marina che ha interessato tutta la fascia del litorale a partire dalla zona centrale che interessa la piazza della Stella Maris fino alla chiesa per poi salire fino all'impianto di depurazione comunale. Ci siamo subito attivati in quanto abbiamo fatto richiesta già da ieri sera per essere riconosciuto lo stato di calamità naturale. Abbiamo fatto richiesta inviata alla Regione Calabria, alla Protezione Civile, agli enti interessati che possono far sì di riconoscere perché non soltanto il patrimonio pubblico è stato interessato, ma in particolare anche quello privato. C'è stato un lido completamente distrutto, se non che anche la copertura della chiesa Stella Maris è stata completamente divelto il manto di copertura stesso, se non che anche delle abitazioni private in prossimità dell'evento calamitoso di ieri sono state interessate da danni notevoli, quali la rottura dei vetri degli infissi esterni, oltre che anche due autovetture che hanno portato danni molto seri. Ringraziamo, come abbiamo già fatto ieri sulla pagina Facebook del Comune, tutte le istituzioni, la Protezione Civile, le associazioni che sin da subito si erano rese disponibili per intervenire con squadre di soccorso per ripulire tutta l'area interessata. Soprattutto i tanti volontari cittadini che hanno dimostrato grande senso di unione e di comunità. Un sentito ringraziamento a tutti quelli che anche oggi sono qui in piazza ad adoperarsi per far sì che possa essere rimessa in pristino questa parte del territorio che è stata seriamente colpita da questo evento. Anche perché è successo in una fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 15. Diciamo che questa è una fascia oraria dove purtroppo si è trovato in quella circostanza soltanto il proprietario dello stabilimento balneare colpito, ma è rimasto fortunatamente illeso.